Siamo con Flavio Tagliabue di Startup Turismo. Quali sono i 5 segreti per creare una startup di successo? Ma sicuramente è avere un'idea vincente, è la prima, è avere un'idea originale. La seconda è avere perseveranza in quello che si pensa di fare e avere molta pazienza, dotarsi di un team molto forte e molto coeso tra di loro, ognuno con delle proprie competenze. Creare una startup prevede tutta una serie di persone che lavorano all'interno di questo progetto, ognuno capace di una propria specificità, per cui c'è chi deve essere capace a sviluppare business, chi deve essere capace a sviluppare le piattaforme digitali, chi deve essere capace di utilizzare i media channel per la parte di comunicazione, perché senza questi tipi di componenti la startup comunque, anche se l'idea è un'idea interessante e vincente, che la fa andare avanti è comunque il team. Ci sono casi eclatanti proprio di idee identiche dove startup poi hanno proseguito, hanno fatto milioni, altre startup con la stessa idea sono finite sostanzialmente nel nulla. Quali lezioni possiamo imparare dalle startup che ce l'hanno fatta, dagli unicorni come Airbnb, Uber, eccetera? Sono storie sempre molto interessanti. Io leggevo proprio quali sono stati i casi di successo, quali sono state le chiavi di successo. Faccio un esempio di Uber e di Airbnb nello specifico, che è stato quello di capire intanto le esigenze del mercato, che nel caso di Uber in determinati tipi di eventi c'era la mancanza di taxi, quindi c'era una quantità di persone in determinati eventi e le persone che avevano necessità di spostarsi nelle città e una mancanza di veicoli per potersi muovere, e quindi dare dei veicoli dati da privati poteva essere un'alternativa per ottemperare a un'esigenza dei consumatori. Per quanto riguarda, quindi, individuare esattamente quelle che sono le esigenze. La seconda cosa sono le tempistiche, cioè andare a analizzare il mercato e capire qual è il momento giusto e in quale aree andare a intervenire. Ormai le startup che ce l'hanno fatta, per capirci, sono comunque startup worldwide, quindi hanno una dimensione mondiale e hanno una visione mondiale. Però c'è sempre un problema da dove partire, cioè qual è il time zero e il point zero, cioè da dove, qual è l'area su cui iniziare a creare mercato e quali sono i tempi per iniziare a creare mercato. Nei casi specifici di Airbnb e di Uber, che sono dei marketplace, se andiamo ad analizzare i loro casi, qual è stato? È quello di creare prima prodotto, perché sapevano che comunque il mercato esisteva di già, cioè le richieste dei clienti esistevano, erano una realtà, mancava prodotto, quindi loro hanno lavorato per creare prima una base di prodotto e poi aprirsi al mercato. La base di prodotto comunque non si può pensare di puntare in tutto il mondo, perché tutte le startup hanno problemi di finanziamento, quindi di risorse economiche, è impensabile di poter aprire filiali da tutte le parti del mondo, e quindi di concentrarsi in aree ben precise, avere degli obiettivi molto chiari e fare dei test di validazione. Un'altra chiave vincente di una startup è di misurare tutto, cioè ci devono essere delle metriche che vanno rispettate e vanno sempre tenute in considerazione. Se un modello non funziona va analizzato e se non funziona va abbandonato. Bisogna cambiare assolutamente modello. È anche un po' il metodo di pensare delle start-up e il metodo di pensare degli americani, cioè meglio che fallisci subito piuttosto che tirare alla lunga. Quindi è modello, business e metriche, questo è sostanzialmente le chiavi vincenti. Logicamente tutto supportato da un team di persone che ci mette passione e conoscenza.